La storia di come l'uomo divenne agricoltore ebbe inizio con gli albori del mondo, al principio delle ere. In quel crepuscolo di vita, le piante non differivano granché da quelle di oggi, ma nella misteriosa ed eterna vicenda della nascita, dello sviluppo e della riproduzione di tutte le cose viventi, vi era il segreto di un'enorme ricchezza, per chi avesse scoperto questo segreto. Allora la maggior parte di questa ricchezza andava perduta, perché non si sapeva come sfruttarla. I pochi animali che l'uomo primitivo riusciva ad uccidere con armi rudimentali e le poche piante selvatiche che trovava erano tutto quanto egli aveva per nutrirsi. Consumato quello che aveva trovato in un posto, l'uomo era costretto ad emigrare altrove in cerca d'altro cibo. Spesso non ne trovava e soffriva i tormenti della fame. Dopo ere di questi stenti, l'uomo ebbe un'idea. Egli pensò di non attendere che un colpo di vento ponesse in seno alla terra i germi delle piante, ma decise di seminarle lui stesso e vigilarne lo sviluppo in un luogo dove avrebbe potuto coglierle quando fossero giunte a maturazione. I suoi vicini lo derisero per questo tentativo. Fortunatamente l'uomo non si lasciò distrarre dalle derisioni dei suoi vicini, altrimenti noi, suoi lontani nipoti, saremmo ancora oggi privi di nutrimento sicuro, di vesti e di ricovero. Con il passare delle ere, a poco l'uomo primitivo apprese sempre di più l'arte della terra. Egli scoprì che la sementa dava miglior raccolto se gettata su terreno che fosse stato prima dissodato. Ma con il suo primordiale attrezzo, questo lavoro procedeva lento e tedioso. Così egli inventò uno strumento più adatto. E imparò anche che i germogli avevano bisogno di acqua e che i raccolti si sviluppavano meglio su terreno ben soleggiato, anziché all'ombra. Con il passare degli anni, l'uomo riuscì a migliorare sempre più i suoi campi, ma con i mezzi ancora rudimentali che impiegava, il lavoro procedeva lento e faticoso. Ci sarebbe proprio voluto una forza superiore a quella delle sue braccia. Così l'uomo volle fare un altro tentativo. Ancora una volta i suoi vicini lo derisero. Ma che cosa pensava di fare adesso? E ridevano, sicuri che quel buffo tentativo non sarebbe approdato a nulla. Ma avevano torto. E quando l'uomo perfezionò la sua idea, gli altri lo imitarono. Ora che l'uomo aveva cominciato a impiegare il suo cervello, oltre che le sue braccia, i raccolti miglioravano sempre di più. E divennero più e più abbondanti e servirono a sfamare un sempre maggior numero di individui. Anzi, poiché i raccolti superavano i bisogni personali, gli uomini cominciarono a scambiarsi fra loro il superfluo. L'esistenza di tutti divenne allora più comoda. Molto presto, i primi agricoltori compresero che riservando alla semina la sementa meno buona, i raccolti peggioravano di anno in anno. Mentre quando si metteva in serbo la sementa migliore, i raccolti prosperavano. E applicando lo stesso principio, appresero a non vendere e a non mangiare i migliori esemplari di bestiame, ma di servirsene per la riproduzione. Fu nella vallata del gran fiume Tigre, ove oggi sorge l'Iraq, che gli uomini appresero prima e meglio a lavorare la terra. E fu lì, infatti, che si sviluppò la prima grande civiltà, l'impero di Babilonia. Gli uomini avevano appreso che gli scambi con altri popoli non rappresentavano soltanto un mezzo di guadagno, ma costituivano anche il mezzo di scambiarsi preziose idee. E adattando le idee altrui ai propri metodi, gli egiziani diedero vita a un'altra grande civiltà,
Il progresso era in marcia e il popolo d'Egitto trovò il modo di migliorare i suoi raccolti e di irrigare le sue terre. Trovò il modo di dissodarle meglio, di renderle più fertili. Invece di gettare la semenza come avevano fatto i padri antichi, gli uomini appresero a porla nei solchi e a coprirla. Un altro gran passo era stato compiuto dall'arte della perfetta agricoltura. Non mancarono nemmeno questa volta coloro che risero e derisero la nuova idea. Ma l'uomo che l'aveva avuta persistette e il vicino vide che gettandolo nel solco e ricoprendolo di terra si sottraeva il seme alla voracità degli uccelli che non potevano più mangiarlo. Né il sole poteva essiccarlo, né la pioggia poteva trascinarlo via. Infine si cominciò a seminare in file parallele e si trovò che questo rendeva più facile irrigare i campi e liberare i germogli dalle piante parassite. Queste esperienze degli egiziani furono di insegnamento ad altri popoli. Al reame degli Assiri, dove oggi sono l'attuale Turchia, il Libano e la Siria. Più tardi, anche i persiani, una delle più grandi civiltà del mondo, trassero profitto da queste preziose nozioni. Con il passare delle ere, gli sviluppi dell'agricoltura diedero vita a nuove civiltà e a nuovi imperi. Quando giunsero in America i primi emigranti, questi recarono con sé, nella nuova terra, le antiche esperienze che arricchirono di idee nuove. Dalla Turchia venne il miglior frumento. Dall'India il bestiame. Dall'Arabia i famosi cavalli di razza. Ma qui in America scarse erano le braccia e sconfinata la terra da rendere feconda. Occorrevano macchine potenti per sopperire alla scarsezza di mano d'opera. Nemmeno questa volta mancarono i soliti scettici. Ma le macchine agricole vennero perfezionate sempre più e usate con sempre maggiore abilità. Vennero usate per gettare la semenza senza spreco, per fertilizzare la terra bene e con poca spesa, per trarre dal raccolto il maggior utile possibile. Ma con le macchine o senza, sino che i popoli continueranno a scambiarsi idee e mezzi con gli uomini delle altre terre, la storia dell'agricoltura non avrà mai fine e continuerà a progredire per assicurare all'umanità intera un sempre migliore domani.